Salve a tutti. Oggi prepariamo la cassata, anzi la assembliamo. Perché? È una cassata tutta fai da te, in cui io ho fatto tutti gli ingredienti. Quindi c'è una playlist sul mio canale, si chiama Cassata Siciliana, e voi vi potete andare a vedere tutte le ricette di ogni ingrediente passo passo. Non c'è il pan di Spagna, perché l'ho fatto di sera tardi, comunque ho fatto la dose molto semplice, 120 di farina, 120 di zucchero e 4 uova. Se siete interessati a sapere come lo faccio, mi scrivete, vi rispondo. C'è la mail del canale. Non ho fatto le gocce di cioccolato, però anche quelle, se siete interessati, vi spiego come farle. E non userò la zucca candita perché è molto difficile da fare in casa, quindi userò la frutta candita che ho fatto io. Bene, adesso cominciamo a assemblare. Questo chiaramente non è un video per chi lo già la sa assemblare, è un video per i principianti in cui diciamo diamo un pochino di qualche dritta che può essere diciamo di aiuto. Bene, adesso cominciamo il nostro assemblaggio della cassata tutta fai da te. Iniziamo dai bordi, ci vuole la forma quella proprio per la cassata, io l'ho comprata a Palermo, al massimo una teglia a pareti però oblique. Ecco, questa è la mia pasta reale, martorana, fatta in casa. Ci aiutiamo con tanto zucchero a velo, non vi preoccupate, tanto è già dolcissima. Ora dobbiamo fare o una striscia tutta intorno, oppure i quadratini, però è più difficile, quadratini, uno di pasta verde, l'altro di pan di Spagna, però poi bisogna glassarla tutta intorno. Diventa molto molto dolce ed è più difficile da fare. Allora facciamo una striscia, spessore non meno di 2 mm, altrimenti poi si sgretola, e larghezza un pochino di più del bordo della cassata. Poi rifileremo dopo e la pasta che avanza la potete reimpastare. Adesso vi faccio vedere. Io l'ho fatta anche troppo sottile. Allora, sulla nostra formina, questa avrà circa 20 centimetri di diametro, anche un po' meno, tanto zucchero a velo. Poi dovremo capovolgerla. Se non siete sicuri, mettete un foglio di carta trasparente, di pellicola, così si stacca meglio. E facciamo i bordi, poi le giunture le schiacceremo in questo modo qua per unirle. Ecco qua. Non pressate troppo sui bordi, mi raccomando. Rifiliamo la pasta martorana, pasta reale. Ecco qua. Adesso il pan di Spagna. Potete fare i dischi o a fette, tanto poi cambia niente. Allora, lo spessore delle fette dipende da quanto è alta la vostra formina, quindi dovete regolarvi voi. Ci devono stare due strati di pan di Spagna e uno strato di crema. Poi chi vuole più crema, chi meno. Diciamo che lo strato di sopra si può anche fare poi solo con le briciole di pan di Spagna. Ci sono diversi metodi. Una volta che abbiamo fatto il primo strato, questo è importantissimo. Allora, bisogna bagnare il pan di Spagna con la bagna da pasticceria, che è acqua e zucchero. Acqua dolce, non dolcissima, sta un po' al vostro gusto. Allora, io non metto né liquore né niente. La cassata che io conosco non è assolutamente alcolica. Io in genere la mangio a Palermo, quindi parlo di quella versione lì. Aggiungiamo la crema di ricotta, nella quale ho aggiunto gocce di cioccolato. Non ho aggiunto i dadini di zuccherata. Qualcuno li aggiunge, però secondo me è troppo. Adesso andiamo col secondo strato di pan di Spagna. Anche lì, se volete sentire meno il pan di Spagna, in questo strato qua potete mettere solo alcune briciole di pan di Spagna. Qualcuno la fa così, però poi la ricotta, diciamo, rimane attaccata al vassoio, quindi a me piace così. Tappiamo bene
Adesso, importante, bisogna bagnare il nostro pan di Spagna con la bagna da pasticceria, quindi acqua e zucchero. Qualcuno può aromatizzare anche con fiori d'arancia, se piace. Io consiglio solo acqua e zucchero, poi ognuno ha il suo gusto, non alcol. Capovolgiamo la nostra cassata e adesso mi raccomando, molto delicatamente la fate, la estraete, tirate sulla formina. Eccola qua. Adesso la dobbiamo glassare. La cassata si glassa con lo zucchero fondente. Aggiungiamo qualche goccia d'acqua, proprio poca, allo zucchero fondente che abbiamo già fatto sul canale, a fuoco lento. Lo sciogliamo mescolando, se serve aggiungete un goccio d'acqua, non esagerate, altrimenti se è troppo liquido poi non solidifica più. Io addirittura l'ho lasciato un po' troppo denso, sarà difficile spalmarlo, dovete essere molto veloci. Comunque a me non cambia niente se la glassa non è bellissima perché io la tolgo, per me è troppo dolce. Qualcuno addirittura glassa anche i bordi. Io non lo faccio assolutamente. Se non vi piace lo zucchero a velo, lo potete togliere con un pennello asciutto o bagnato. A me va bene così. Adesso la decoriamo con la frutta candita. Al centro ci vorrebbe il mandarino, ma la mia cassata è troppo piccola. In realtà ne ho fatte tre, una così, una leggermente più piccola e una cassatina mini. Ci vorrebbe la zuccata, la zucca candita che io ho comprata a Palermo. Però le mie cassate sono troppo piccole per fare i petali con la frutta, con la zuccata. Quindi mi accontento della mia frutta candita. Tra l'altro, non avevo tempo di fare dopo il video, quindi la mia frutta candita non è ancora ben asciutta. Pazienza, sporcherò un po' e decoriamo un po' così come vi piace. Adesso a me non cambia niente. Però è buona da mangiare questa frutta candita, è veramente buona. Vedete, decoro anche l'altra cassata. E poi la cassatina piccola. Questa cassata è molto dolce, però vi assicuro che è un equilibrio di gusti spettacolare. Importantissimo, prima di consumarla deve stare qualche ora in frigorifero, rassodare, assorbire bene tutti i gusti. Eccola pronta col mio liquore al cappuccino. Fantastico, ricetta sul canale. La cassata è finalmente pronta. Tutte queste preparazioni di tutti gli ingredienti a parte è stata una faticaccia, però ne valsa la pena. Due paroline. Se facciamo il conto delle calorie, meglio non farlo. Il conto economico, quanto costa fare questa cassata in casa? Allora, ve lo dico in un altro modo. La prima volta che ho fatto la cassata, ero a casa mia con i miei genitori. E io preparavo tutto, pan di Spagna, pasta di mandorle e tutto, e c'era mio padre che gironzolava lì in casa e mi guardava, no? A un certo punto io gli ho detto: guarda, hai visto, faccio tutto da solo. Mi aspettavo, una risposta, diciamo, bravo, e invece mi ha detto la triste verità, che se l'avessi ordinata nella più cara e migliore pasticceria di Palermo, più il trasporto, e io abitavo a circa 1800 km da Palermo, mi sarebbe costata meno, ed è la verità. Comunque, diciamo, dai, adesso scherzi a parte, rimane la soddisfazione di averla fatta tutta da solo, e vi assicuro che è veramente fantastica, buonissima proprio. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale, c'è proprio la playlist cassata, avete tutto, tutti gli ingredienti. Ci vediamo presto. Con le mie cassate sullo sfondo, buon appetito!